Grazie, intanto grazie di essere venuti qui stasera. Appunto, sono Luca, piacere. E vabbè, su come siamo arrivati a fare questo libro, Antonio ha detto praticamente tutto. Da parte mia c'era, io avendo fatto, facendo sport da sempre, ero attratto dalla possibilità di provare a raccontare una storia di sport. Non conoscevo, ammetto, la figura di Dorando, mi ci sono appassionato, come penso debbano fare tutti gli autori di una storia per farla bene, cioè, anche affezionarsi al personaggio, provare a capire che cosa lo muove, che cosa lo spinge, da dove arriva, possibilmente dove sarà alla fine del libro. Ma non dobbiamo dimenticare che qui dobbiamo battere un pregiudizio proprio di decenni, quasi di secoli, insomma, perché si è sempre considerato che lo sport sia una cosa che si brucia in un attimo, che sia soltanto una sfida tra faziosità, una specie di, come dire, di serie B del pensiero e dell'esistenza, insomma, per una. Che ce la facciamo? La cosa bella forse dell'italiano quando fa sport è che ha la tendenza a salire sul carro del vincitore, ma quando poi si lascia convincere ti dà una spinta in più. Penso. Allora, intanto che pensate tutti quanti alla domanda, io ce n'ho tante, però un'altra mi stuzzica, ovvero il fumetto da noi in Italia si è nutrito di miti che venivano dall'altra parte dell'oceano. Il mito del supereroe, del superuomo. Quanto Dorando Pietri è superuomo e quindi supereroe, e quanto voi l'avete scelto perché da vincitore non vincitore poteva in qualche modo essere un personaggio la cui storia, comunque voi lo raccontate bene, ha un cattivo, ha un complice, ha delle macchie di non detto, ha una storia d'amore. Quindi come una storia di questo tipo, di un non vincitore, riesce a essere più ricca della storia di un supereroe? Ci sono state diverse stesure, l'ultima è quella che vedete qui ovviamente, anche perché raccontare in maniera non noiosa la vita di un uomo, tra l'altro di più di 100 anni fa, poteva essere dura. E il tema sportivo in realtà è facile, perché questa è una lezione che forse dovremmo imparare per una volta noi dagli americani, che è quella di usare il tema sportivo come nuova chiave per il racconto epico. Loro, in mancanza, tra virgolette, di una storia, di una cultura che gli dà la possibilità di avere degli eroi, dei miti veri e propri, hanno in tempi più recenti riversato il tema epico sul settore sportivo. Ci rivede un po' di come gli italiani vedono lo sport e si affezionano alle figure sportive. Poi, come dice Antonio, si tende a dimenticare un po' in fretta. E perché poi alla fine hai fatto quella scelta. E una cosa simile, insomma, Luca, volevo chiedere invece qual è stata la tavola più difficile, se quella che... Ovviamente non mi posso lamentare. Diciamo che qualche parolaccia c'è stata tra noi due, qualche insulto anche creativo c'è stato, però no, devo dire che alla fine noi abbiamo discusso molto anche prima di passare alla lavorazione, sì, come sul tono del libro e via dicendo. Ci sentivamo giornalmente, in senso del generale. Lui ha